Allora, parliamo di vaccini con Elena Fattori, del Movimento 5 Stelle, biologa, giusto? Biologa, però insomma è un esponente del Movimento 5 Stelle, è una senatrice. Il Medioevo in Parlamento, vaccini, stamina, sperimentazione animale. Perché la politica sta boicottando la scienza? Elena Fattori decide di scrivere appunto un libro tutto su questo, naturalmente. E però, insomma, la cosa che un po' mi ha impressionato, poi dopo entriamo anche in alcuni dettagli, è perché la politica sta boicottando la scienza. Ma è così davvero? In qualche misura è così, nel senso che la politica ha una grande difficoltà a parlare di scienza, per tanti motivi che poi cerco di scrivere nel libro, che è la mia esperienza 5 anni in Parlamento, direttamente dal laboratorio al Parlamento, quindi ho avuto un po' quello che si chiama uno shock culturale. Ha una grande difficoltà perché la scienza è netta, dice delle cose e dopo averle studiate e sperimentate non sono, molto spesso non sono discutibili, sono evidenze di fatto, mentre la politica vuole sempre promettere, no? Qualcosa di bello, dei mondi immaginari, la salute, la felicità, la ricchezza, e a volte la scienza ha delle L'abolizione della verità. povertà, mi scusi, è una battuta che mi viene spontanea, ma Qualunque cosa, infatti io poi concludo e vissero tutti felici e contenti nel mio libro, perché questo la politica vuole dire, no? Che vivremo tutti felici e contenti. A volte la verità non è bella, come non era bella nel caso Stamina. Come non è facile dire attenzione, per avere delle medicine sicure bisogna sperimentare sugli animali, non c'è in questo momento un'alternativa, come bisogna dire che i vaccini sono indispensabili per proteggere da delle malattie importanti, poi possiamo fare tutti i distinguo del caso, però se non ci si vaccina contro una malattia importante si rischia di morire, non ci sono alternative anche lì. E quindi queste verità la politica fa fatica ad accettarle perché vuole mettere in discussione qualunque cosa. Però lei ha deciso di presentarsi appunto e di passare da biologa a esponente politica con un movimento che ha fatto di questo tema un punto di domanda, mettiamolo così. Sì, È un po' diciamo. curioso, no? Che proprio una biologa decide di mettersi in campo con un movimento che comunque, almeno nella prima parte, poi anche lì abbiamo visto, diciamo, diverse virate, ha messo fortemente in discussione Guardi, alcune cose. è una cosa curiosa perché io mi candidai nel 2013, facevo volontariato, quindi veramente una persona che si dava da fare dove poteva. Proprio col mio curriculum da biologa, dove c'era scritto che facevo sperimentazione animale, facevo vaccini, facevo tutte quelle cose che un po' il movimento attacca e fui votata su quella base. Quindi anche voler portare come movimento delle questioni antiscientifiche che ogni tanto riemergono non corrisponde poi in realtà a quello che la base dei 5 Stelle chiede. Molti 5 Stelle mi ringraziano per quello che ho scritto, per la battaglia sui vaccini, per la battaglia sulla sperimentazione animale. Forse non c'è il coraggio di venire fuori. Questo è un problema serio del movimento. Quando ci sono delle battaglie del genere, molti si tirano indietro. Ma ripeto, io fui votata sulla base del mio curriculum 5 anni fa, sono stata riconfermata ben sapendo quali fossero le idee che portavo Adesso è sospesa, avanti. no? È tra coloro che sono sospesi, al giudizio dei probiviri, lei. Sono al giudizio dei provvedimenti, ma in realtà per un altro motivo Certo. e non ho notizie, quindi in teoria sono pienamente 5 Stelle con tutta la legittimità del caso, non sono sospesa, sono Ah. sotto giudizio. Con tutte le difficoltà del caso, no? Sì. Dice Elena Fattori, che sappiamo noi che raccontiamo quando raccontiamo di politica, la definiamo sempre una dissidente, va sotto la categoria dissidenti. Sì, no, ma secondo me era molto interessante. Adesso potremmo andare a parlare del caso di Ciotti e tutte le altre ragioni di frizione che ci sono state in questi mesi dentro il movimento, però l'aspetto scientifico secondo me è interessante perché la senatrice Fattori dice che ha portato dentro il movimento questo approccio, probabilmente anche un po' forse contribuito a moderare alcune posizioni perché il movimento in varie fasi tendeva un po' a scivolare verso, come dire, posizioni antiscientifiche. Però secondo me c'è una questione. Io sono stato molto scettico in questi anni sulle operazioni come quelle di Roberto Burioni, queste di contrapposizione frontale in cui si dice voi non capite niente, ascoltate me che sono la scienza. Qui c'è un vero problema di consenso, cioè alla gente mancano i fondamentali. Cioè, finché non c'erano i gruppi Facebook, non c'era Twitter, cioè, Il uno si fondamentale però informava. dovrebbe essere il suo medico, no? Un Lo medico so, che ma dice, cioè prima uno io. si informava dicendo se questo tizio esprime la sua opinione su un giornale o in televisione è perché quella cosa è autorevole. Nel momento in cui tutte le opinioni
riescono a raggiungere le persone allo stesso modo, ci vuole un grande sforzo di divulgazione e di chiarimento per spiegare delle cose che proprio non ci sono i fondamentali, cioè il nesso, le cose che diceva prima la senatrice, cioè certe cose sono vere perché sono stati dei test che hanno dimostrato che c'è un nesso causale oppure hanno dimostrato che non c'è un nesso causale, cioè che per esempio non c'è il nesso causale tra i vaccini e l'autismo. Però queste cose vanno spiegate, perché sennò uno dice: mio figlio, abbiamo scoperto che era autistico dopo il vaccino, quindi l'autismo è causato dal vaccino. Ma bisogna spiegarlo. Questo sforzo, secondo me, si è molto perso. Cioè, secondo me ci vorrebbero meno Burioni e più Piero Angela, per intenderci. Allora, questo sforzo va fatto anche in Parlamento e va fatto però, secondo me, non diciamo top-down, come si dice, cioè non soltanto dicendo è così perché è così, ma con anche un grande sforzo di trasparenza. Cioè, noi ogni volta che sul fatto abbiamo sollevato questioni di conflitti di interesse con le case farmaceutiche, di cose eccetera, ci hanno detto siete Novax, state facendo le campagne per i Novax. Quando è così, diciamo che se tu diciamo osservi una cosa, ti schieri nel campo avverso, non so, sulla xylella, su tante cose, diciamo, è complicato dire che c'è una verità assoluta. Ci sono alcune cose su cui ci sono delle cose dimostrate e altre su cui ci sono dei dibattiti. Se non si fanno le distinzioni, poi si finisce per entrare in un approccio, come dire, di dibattito religioso invece che scientifico. Questo almeno è la mia opinione. Lei in un capitolo del libro parla di una cosa importante, poi, perché ne accennava prima, della comunicazione, no, dei 5 Stelle sui vaccini. Dice: dopo il trasferimento di Messora a Bruxelles, il suo posto come responsabile viene preso per la comunicazione al Senato da Rocco Casalino. Rocco si portava dietro la notorietà ma anche un pregiudizio collettivo per la sua partecipazione al Grande Fratello. Non lo conoscevo perché a casa mia avevo proibito di vedere quel reality e ricordo che misi in punizione addirittura mia figlia per averla trovata a seguire una puntata. Così potei interagire con Rocco, del tutto priva di pregiudizi nei suoi confronti. E potrei apprezzare, insomma, le sue qualità, la sua intelligenza. Se Messora era noto per gestire un blog con varie teorie complottistiche e pseudoscientifiche, fu una lieta sorpresa trovare in Rocco un sostenitore senza se, senza ma, delle ragioni della medicina e della sensatezza scientifica. Poi è cambiato qualcosa? No, non è cambiato granché dal punto di vista comunicativo. Ecco, io ci tenevo anche a mettere in evidenza che non è semplice comunicare queste cose. Non è semplice, io cito anche il Fatto Quotidiano nel mio libro, quindi è un po' un diverbio con Marco Travaglia all'epoca, che spero non me ne abbia, però fu un po' capire come è difficile comunicare che cos'è la scienza. Se Burioni in qualche modo è stato a volte eccessivo, però ha interpretato la modalità di comunicazione dei social. Non ti puoi approcciare sui social come Piero Angela perché non ti ascolta nessuno, in qualche modo. Che ringraziando Dio non è sui social. Però se ti metti a livello del cretino, ci voleva anche quello, diciamo che ha svegliato un pochino. Il problema della comunicazione della scienza alla politica esiste. Per questo abbiamo cercato sia con Roberto Burioni che con Guido Silvestri di mettere su un sistema che è il patto trasversale per la scienza, che affronti proprio questa difficoltà, come si comunica. Grillo ha firmato sia Grillo che facendo Renzi, quindi è stata una bella Renzi conquista. Renzi non ha fatto arrabbiare nessuno, Grillo sì. Vabbè, a maggior ragione doveva firmarlo forse, no? È inutile fare i predicatori dove sono tutti già convertiti, questo lo dico spesso. Ma quando si parla appunto di comunicazione, quando appunto magari lei sentiva l'esigenza di comunicare quello che, in cui crede, che poi oggi è in questo libro, da quel punto di vista, ha sentito poi c'è stata, come dire, una comunicazione che voleva entrare in qualche modo a dirle che cosa era meglio, forse dove era meglio la andare? Comunicazione ha fatto un buon lavoro in quel periodo, ha fatto un ottimo lavoro perché si è fidata delle basi scientifiche, si è fidata di tanti 5 Stelle che ci sono all'interno del movimento, chi ricercatore, chi medico, che hanno dato gli strumenti alla comunicazione e che ha agito nella maniera giusta, a mio avviso, in quell'epoca. Il problema non è stato la comunicazione, lo dico anche nel mio libro, ma piuttosto il non essere riusciti prima di comunicare a individuare una linea, una sensatezza scientifica proprio all'interno del movimento. Quindi in quel periodo abbiamo agito molto scientificamente, comunicativamente, ma la base spesso non ha capito, o comunque la base si è rivoltata, come è successo nel caso di Beppe. Non è semplice portare avanti questo tipo di battaglia. Io ho sempre detto che è più difficile in Parlamento parlare di scienza che di mafia. Questa è una
una questione che... Non tutti d'accordo con la grammatica attiva, insomma, sulla scienza. Sì, sì, invece la scienza in qualche modo è visto come qualcosa di cattivo, quando la scienza in realtà è un diritto del cittadino, è un diritto a essere informato, è un diritto a avere le cure, è un diritto... Lei mi parlava di conflitti di interesse delle Big Pharma, ma esistono anche grandi conflitti di interesse nel mondo Novax, in tutto quello che è delle terapie alternative, delle terapie a volte pericolose, come quella del lavaggio del sangue con le DTA per togliere questi metalli pesanti che nei vaccini non ci sono, che in realtà al bambino fanno dei danni immensi. Ci sono anche dei danni psicologici alle famiglie quando tu gli fai credere che esiste una causa a una malattia del loro bambino che loro non riescono a affrontare perché lo Stato è assente. E ci sono tanti risvolti di conflitti di interesse ovunque, dalla Big Pharma ai Novax. Purtroppo nel nostro paese il conflitto di interesse è ovunque. Però dico, chi difende quindi le ragioni della scienza deve essere, diciamo, un po' più inattaccabile dei ciarlatani. Secondo me devono essere tutti inattaccabili, sì, chi difende la ragione della scienza, i medici. Però voler dire esiste solo un conflitto di interesse da un lato ci dà una visione distorta della questione, molto distorta. Per cui si tende a dire buoni coloro che ti dicono che c'hai una, no, come Vannoni, io lo chiamo il mio eroe ignobile, perché lui rassicurava le famiglie, io vi posso curare, io vi do una soluzione. Lo scienziato ti diceva no, guarda, purtroppo, e quella è una vicenda molto dolorosa, non c'è nulla da fare per tuo figlio. E far accettare questa verità, bisogna saper parlare, bisogna anche che il medico diventi umano, che il comunicatore capisca la realtà dei fatti e dia alle famiglie gli strumenti per affrontare le realtà. Secondo lei, visto appunto un po' quello che sostiene, che è questa politica che poi a un certo punto si è accaparrata un argomento molto delicato, non avendone magari le basi, la struttura, non tutti sono medici, ricercatori o una biologa come lei. Secondo lei il nostro paese, con questo dibattito che si è scatenato un po' così, appunto, a volte insomma raffazzonato e senza dei dati comprovati, il nostro paese rischia di tornare indietro? Il nostro paese in qualche modo è già tornato indietro, come descrivo nel mio libro, è tornato indietro quando ha votato Stamina, e io in primis devo chiedere scusa per averlo fatto, perché non era semplice in quell'epoca. È tornato indietro quando il Parlamento è diventato un circo sui vaccini. Per carità, facciamo una legge sui conflitti di interesse, e c'è adesso il Sunshine Act alla Camera dei Deputati proprio per prevenire il conflitto di interesse dei medici. Però quando ci lanciamo in discorsi esoterici, fantasiosi e francamente inaccettabili, condivide tutto in Parlamento, del ministro Grillo, della linea che ha il ministro io Grillo? Io sui vaccini non ho amato questo balletto avanti e indietro sui certificati, perché il certificato è importante, dà ai presidi uno strumento per capire come se i bambini sono vaccinati, chi è immunodepresso, chi è a rischio. La mia impressione è sempre che si voglia dare un po' una botta al cerchio e una alla botte, proprio per non contrariare poi tutte queste persone che vogliono essere informate, ma l'informazione medica deve essere ineccepibile e univoca. Se cominciamo a fare balletti, i vaccini possono essere obbligatori, possono essere facoltativi, quello che si vuole, ma si deve dare un messaggio univoco. Vuoi fare un'ultima domanda? No, sì, la cosa che vorrei chiedere alla senatrice è questa. I 5 Stelle hanno sicuramente preso un po' di voti da quei mondi, diciamo, Novax, tutti questi movimenti. Che, diciamo, posizioni più ragionevoli e più nette come la sua, quanti voti fanno perdere, diciamo, i 5 Stelle? Ma io credo che quando si parla di salute bisogna scordarsi di andare a ravanare voti facendo leva sull'ignoranza, perché è pericolosissimo. Io quello che mi piacerebbe vedere è sottrarre le questioni scientifiche alla competizione politica. Si può competere sulla modalità di offerta delle medicine, dei vaccini, sulla modalità di gestione della sperimentazione animale, ma non sulla salute, non sui dati scientifici. Scordiamoci il consenso se dobbiamo proteggere la salute delle persone. Ecco. Grazie alla senatrice Elena Fattori. Prego, grazie, che, insomma, a voi. Ha detto cose di buon senso, poi lei ha detto ci sono altri nel movimento che forse non hanno il coraggio. Insomma, non ci vuole, cioè, sono cose anche abbastanza di buon senso poi alla fine, no? Che la politica dovrebbe essere questo. Un'ultima cosa, voglio ricordare che i proventi di questo libro andranno in beneficenza all'associazione Rock per un bambino, che ogni anno organizza a Genzano una manifestazione
per raccogliere fondi per un reparto del Bambin Gesù, quindi per quei medici che hanno veramente a cuore la salute dei bambini. Ecco, quindi giusto ricordare anche questo, che questo libro, i proventi andranno lì, il Medioevo in Parlamento. Grazie. Vaccino, stamina, sperimentazione animale, perché la politica sta boicottando la scienza. Insomma, leggere un libro su queste cose fa sempre bene. Grazie senatrice Anna Fattori, grazie Stefano Feltri, Andrea Pancani, Coffee Break, arrivederci.